Salve a tutti amici di YouTube, qui MichiPerfa96 che vi parla, benvenuti in questo video. Oggi vi voglio portare una decklist di un mazzo completamente nuovo che vi avevo annunciato. Il mazzo in questione è il Mermail, ovviamente la lista è senza Neptabis. Voglio fare una premessa: io non ho mai giocato Mermail in vita mia, a parte qualche partita. Giusto per fare da avversario a qualcuno che doveva testare il proprio mazzo, quindi non ho mai giocato Mermail, non ho mai montato una lista, io sono andato in base alle mie conoscenze e quindi ecco, diciamo, è una lista che mi gira, però ovviamente sono ancora molto inesperto, penso ancora di scazzare parecchie giocate. Niente, adesso ve la faccio vedere e vabbè, mi sapete dire. Allora, partiamo da lead, vabbè, 2-7 si tira di Linde, portata di sfera. Poi 3 Megalo, io gioco 3 Megalo, non 2, perché io, cioè, ero indeciso tra 2 e 3. Allora, il numero di Megalo per me dipende tanto dal numero di Gunde. Cioè, da quando Gunde è tornata a 3, io già il Megalo non lo vedo quasi mai. Cioè, nel senso, quando mi servirebbe non lo vedo. 3 mi piace sinceramente, anche se lo sto provando anche a 2, cioè io sono ancora indeciso, però a 3 per ora io mi trovo bene, non mi è mai pesato perché lo prendo sempre al momento giusto. Quando lead me lo fregano porto il megalo di Linde, non c'è nessunissimo problema. Ecco. E porta sfera, da sfera, da B-Squall, fortissima. Poi 3 Teus, vabbè questo non c'è da discutere. 3 Pike, ero indeciso se fare 2 Pike e una Turge, ma mi piace di più 3 triplo Pike perché fa sfoltire il mazzo. 3 Lind, 3 Gunde che scartate da effetto di acqua, da costo per acqua e ti fanno evocare un Mermail, facile accesso a Gaios grazie a questa. E 3 Ondine. Questa carta credo che verrà rimpiazzata con Neptabis perché la Neptabis fa esattamente la stessa cosa di Ondina, solamente che Neptabis è più forte. Poi gioco 3 Max C, porco cane, per non dire altro. Allora 3 Max C che fanno pescare, ti fanno pescare 2/3 carte e non è male davvero. La cosa bella è che cioè anche pescare. Anche solo una o due, veramente Mermail aiuta tantissimo perché già ha da parecchio, se poi gli arrivano anche dei più è davvero tanta roba. Poi 3 cecchini, non mi fanno per niente schifo, anche perché portano dragoni e non è male, ti fanno fare OTK facilmente, poi comunque sì, lo pesco quando serve perché comunque l'oppo setta qualcosa molto spesso. Cioè, quando ne becco uno io lo setta parecchio e quindi non c'è male. Doppio dragoni, meno male che è tornata a 2, per me potrebbe tornare a 3 con i mazzi che verranno fuori. Due Fanteri, grosse, perché scombano con Diva e comunque tanta roba lo stesso. Sì, comunque spaccando le scoperte. Gesù. Allora, spaccando le scoperte comunque completa quello che non fa Cecchino. Mono Diva che per me dovrebbe tornare almeno a 2 e ci potrebbe stare. Doppio controller che sono i target di Ondina. Spell abbiamo Raijeki, 3 Typhoon, 2 Dark Hole, Allur e Salvage. Adesso sono orbo oggi. Recupero che comunque ti fa dare qualche target come Linde, Gunde e bla bla bla. Poi doppio buco nero e Raijeki perché, cioè, nel senso, comunque, siccome di Pike o cose così, comunque spacchi sempre dietro. Comunque, buco nero e Raijeki ti fa bella piazza pulita, non hai problemi. Cioè, comunque, prediligo in questo genere di mazzi carte che, cioè, da sole permettono già di spaccare molto facilmente. Poi come trappole gioco 3 sfere e gioco 2 Abisso Burrasca. Abisso Burrasca perché per me adesso che diciamo è tornata la Gunde aiuta parecchio a rifare diciamo una combo spam rank 7 e secondo me non è male.
Non è male, non è malvagio come carta, perché in pratica ti scegli tre sireni dal cimitero e li rievochi in difesa. Siccome ho anche per questo motivo aggiunto un megalo, cioè già lead lo evochi di Linde, te lo sfasciano. Magari fai megalo Gunde, rievochi lead e Xyd, te lo fanno fuori, già con Abyss Qwall che è adatto di megalo che hai evocato, già li puoi rifare un altro Xyz. Veniamo all'extra che è formato da Braccia Arsenale, Catastrofe, Amades, Guardiano Goyo, fattibile con Diva Dragoni, e con Genesis Controller più livello 3, poi Gungnir, Black Rose e Leo. E diciamo che forse toglierei, forse Amades per un Trishula, ma Trishula non ce l'ho quindi Amen. Poi Leviatano, Alucard, Cowboy, Dweller, Big Eye, Gaios, 76 e 74 e Dragossack. Allora, 74 mi sta piacendo sempre di più perché trovo sempre più mazzi che targettano. Anche contro Mage Specter, ragazzi, sono andato contro Mage Specter, io sono partito di Master of Blades. Non è stato malvagia come carta, perché davvero non era partito benissimo. Aveva solo una carta da attivarmi, solo un momento mostro da tributare. Se me lo faceva addosso, gli facevo l'effetto e gli spaccavo una zona pendulum. Perché credo che le magie cose lì, quella roba là, dei Mage Specter targettino. Adesso non vorrei confondermi con un altro mazzo. Comunque, una cosa del genere mi è successa, ma non, sinceramente non fa cagare. Comunque, ovviamente, 74 sarebbe il primo che andrei a togliere se dovessi scegliere, per esempio, una tra Trishula, Wurm delle Nebbie o queste cose qua. Però comunque come extra di base per me può anche andare. È abbastanza discreto. Bene ragazzi, questo era il deck. Fatemi sapere cosa ne pensate. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi, commentate. Continuate ad iscrivervi e ci vediamo ad un prossimo video. Bella rega!